Bonfanti, amico mio, il Napoli se stasera dovesse malauguratamente perdere con l'Inter, a meno 11 credo che la storia, almeno per il vertice, viene chiusa lì. Insomma, beh, sotto, direi, sotto almeno questa, per quanto riguarda lo scudetto probabilmente sì, penso, però penso proprio, ecco perché è molto importante questa partita per il Napoli, davvero tanto importante. Di Lorenzo ci prova centralmente Kvaratskhelia, perché Mazzarri gli ha chiesto di andare anche molto volte al centro, cosa così che fece il Sommer! Che mamma mia, mamma che botta mia. Mamma mia, la che sorpresa che Elmas, vola Sommer, trova un varco, che parata, che ragazzi, parata, ragazzi. Ma che parata, ma che roba Sommer, ragazzi, mamma mia. Sì, sì, ma poi strano che ci va due mani anche, cioè, nel senso, gran parata. Sì, ma non lo devi far veramente tirare però, Sì, è stato un po' troppo... Napoli, Elmas, Politano con il sinistro, è un campanile enorme dove Anghissa prova ad andarci, il contrasto, la palla però è sul fondo. Occasione Napoli dopo tre minuti stato... con Elmas. Sono troppo comodo fondo, il tiro, ma vabbè, esterno, mezzo faccio esterno. Vedere calcia da 20-25 metri più o meno, da qua più o meno. Sì, sì. Elmas la prende di esterno destro praticamente, perché la palla va ad uscire, parabola a mezza altezza, si stava per infilare davvero l'incrocio dei pali, bravissimo Sommer ad allungarsi con entrambe le mani, deviare la palla in calcio d'angolo. Alla fine break del Napoli, occhio, quara, vai Gianluca. Quara sulla destra si è libero Politano, può andare con il sinistro, ancora Politano, si libera il tiro. Madonna. Traversa clamorosa di Politano, mamma mia, una traversa clamorosa. Questa volta Sommer era andato in volo, ma il tutti, pallone becca la traversa, una traversa e sì, due parate di Sommer in 36 minuti, le occasionissime del Napoli, che tiro dai 25 metri di Politano. Acerbi, attenzione al pressing di Osimhen, Acerbi prova ad andare via con palla al piede, poi allarga bene, no, per Di Marco, dai Dima! Non arriva sul pallone, fallo laterale, siamo molli, poco reattivi, c'è niente da fare. Ma già con la Juve non è che ha fatto questa grande gara, questa grande prestazione. Anche lì è stata una prestazione al di sotto di quello che ci si aspetta. Stasera però, devo dire la verità, è partito anche bene l'Inter. Scusa Marce, Turam, tre quarti di sinistra, lato corto dell'area, palla sul destro, Turam ancora per Di Marco, può provare il cross di ma rallentiamo ancora una volta, arriva il cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti, Dumfries la mette giù, poi Barella, ciala! Ma cosa fa? Che gol di Ciala! Contro Balzo in corsa, non la vede neanche Meret, non la vede nemmeno Meret. Un gol strepitoso di Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu, 1-0 per l'Inter, un gol bellissimo, non so perché protestino i giocatori del Napoli. 1-0 per l'Inter, un gol assurdo di Çalhanoğlu, che è di corsa, arriva da dietro, fuori arriva gioco passivo, la palla gli arriva addosso, tiro di controbalzo, Meret non la può vedere questa palla, dentro nel sacco, no. 1-0 a Çalhanoğlu. E avete visto com'è strano il calcio, dopo un primo tempo in cui si diceva tanto bene del Napoli e così male dell'Inter, alla fine andare in vantaggio è proprio l'Inter, vediamo perché hanno da ridire i giocatori del Napoli. Io non vedo niente, ragazzi. Mi sembra tutto regolare, per la verità. È tutto regolare. Considerano un pallo, ma non c'è neanche fuori gioco, non c'è neanche nessuno davanti alla porta, no? 60, ma che cosa, ragazzi? Loro parlano di un contatto a centrocampo nell'azione precedente allo sviluppo dell'azione dell'Inter. È quella, è una roba allucinante, guarda che roba, imparabile, questo è un tiro imparabile, assolutamente imparabile. Io cosa ho detto? Purtroppo oggi azzecco il pronostico, mi sa. No, però non puoi dire così al primo tempo. Va bene, al 45esimo minuto è l'Inter a passare in vantaggio dopo un primo tempo che ci avrebbe fatto dire meglio il Napoli dell'Inter, e invece la doccia gelata sul Maradona è proprio l'Inter con la cancia all'angolo a passare in vantaggio e a riportarsi in testa della classifica a quota 35 punti. Siamo fermi, stormiamo, no, che squadra, il Napoli fa tutto. Io ho detto, Marcello, io ho detto che l'Inter non mi fido. Cioè, Napoli faceva la partita, loro segnano, adesso è tutto dimenticato. No, non è vero. Adesso sono vivi.
Non è vero, hanno detto di tutto alla loro squadra. Alle volte veramente, Marce, lo so che lo fai apposta e per questo ti apprezzo. No, no, sei, io ripeto, però che ho sinceramente sentito, non capisco alle volte testimoni. Le tue uscite. Cioè, cosa devi dire? Che il primo tempo l'abbiamo detto tutti, il Napoli ha fatto molto meglio dell'Inter, l'Inter ha trovato il jolly, segna la mia squadra e io esulto. No, secondo lui, noi dovremmo dire ogni volta che viene avanti il Napoli, non importa, tanto vinciamo, non importa. Non ho detto che non dovete esultare, non ho detto questo, però ho sentito, ci sono i testimoni, c'è Baraldi, c'è Bonfanti, sono tutti che hanno sentito, gli otteri, ho sentito, avete distrutto la squadra. Ma è vero, Marce, cioè, questo è successo, non è che cambiamo angolo Napoli, idea. Un minuto e mezzo per le speranze di Pari. Arriva Anghissa, arriva Osimhen, arriva anche Ostigard, molto bravo. Alto, alto. Poi la prende invece Di Lorenzo, alto sulla traversa. Ha aumentato di un minuto il recupero. Un minuto e mezzo da giocare in questo primo tempo con l'Inter 1-0. Che è successo? Attenzione, Ostigard, Dumfries. Attenzione. Sì, Dumfries, adesso io non so cosa sia successo, però Dumfries secondo me non è in grandi condizioni psicofisiche, anche il nervosismo, adesso io non so cosa sia successo. Ora segna Dumfries. Vabbè, spero. Lo spero. Un po' segna Dumfries, non è in condizioni. Ma Marcio, cioè, dobbiamo anche essere onesti intellettualmente dicendo che non possiamo noi ogni volta che alla palla a Napoli dire Marcello, tanto vinciamo. Vabbè, Abbiamo visto 35 minuti di difficoltà. Poi Filippo non è d'accordo tanto, però secondo me è vero che siamo molli, ma quei 10 minuti lì abbiamo preso un po' il colpo psicologico dell'uscita di De Vrij. No, ma anche prima non stavamo facendo granché. Dietro abbiamo perso un po' le distanze, poi il Napoli ha fatto la sua partita. Ma non è questione di perdere le distanze dietro, è questione dell'atteggiamento. Non c'entra con De Vrij, non c'entra con l'assenza di De Vrij. Non è che hai sbandato in difesa perché non c'era De Vrij, stiamo parlando proprio del fatto che sei molle. Poi le azioni le abbiamo costruite, perché non è che non abbiamo costruito niente, non siamo mai stati pericolosi. Poi se Çalhanoğlu si inventa, perché si è inventato il gol dell'1-0, perché quella cosa lì è una cosa di una difficoltà assurda, e noi ci godiamo l'1-0, però è chiaro che nel secondo tempo, forte del vantaggio che hai ottenuto adesso, devi cambiare il tipo di atteggiamento, non puoi essere così passivo e così molle sulle seconde così palle. Tanto assurda non è, perché il Napoli si è aperto, ragazzi, finale di primo tempo, devo scappare in pubblicità. Abbiamo fatto bene a ritardare un po' la pubblicità, perché così facendo abbiamo preso in diretta il gol dell'Inter, il gol che permette ai nerazzurri di salire a quota 35 e ritrovarsi di nuovo in testa alla classifica. Tutti i commenti, gli up and down tra due minuti. Eccoci qui, allora, di nuovo insieme, siamo nell'intervallo di Napoli-Inter. Il vantaggio dell'Inter dopo, bisogna dirlo, un primo tempo meglio giocato dal Napoli, questo lo abbiamo detto, con una grande parata di Sommer, una traversa di Politano, e poi Marcello, il calcio è quella cosa talmente strana che alla fine è Çalhanoğlu trovare l'Eurogol del vantaggio. E qui emerge la qualità della rosa dell'Inter, perché Çalhanoğlu è uno dei centrocampisti più forti che c'è in circolazione, io parlo a livello europeo, proprio Çalhanoğlu uno dei più forti, che ti inventa quel gol lì. Perché se tu non avevi Çalhanoğlu e avevi un altro, oggi non segnavi quel gol, perché indubbiamente fino a questo momento chi meritava di fare gol? Il Napoli. Sommer fa due paratone, poi prendono pure la traversa, li ha anche schiacciati lì. Questo è quando uno dice ma perché l'Inter è favorita? È perché c'ha dei giocatori a disposizione che riescono a risolvere da soli le partite, Lautaro, Çalhanoğlu, Thuram. Non avevi detto prima che il Napoli c'ha lo scudetto sul petto della squadra più forte, quindi quando lo dico io. Sto facendo un altro discorso, Araldi. Io ho detto che Napoli è fortissimo, infatti meritava di segnare. Napoli è fortissimo. Gli altri oggi è la squadra più forte. Anche delle sì, ma secondo me come rosa il Napoli, ma non è la rosa che fa la squadra forte, basta, è la mentalità, lo stato di forma, l'autostima. Ma come sta giocando il Napoli? Ma la vedi la partita o no? Come sta giocando? Io ho detto il Napoli sta giocando meglio, ma quando dico che l'Inter non mi fido, allora, perché puoi anche giocare male ma vincere la partita, la Juve è seconda in classifica, gioca bene. Per me il Napoli ha dei giocatori fortissimi, il problema è che non è riuscito a metterla dentro. Gli altri hanno dei giocatori molto forti, perché hanno una rosa forte, non per questo abbiamo detto tutti che comunque è la favorita per vincere lo scudetto, perché ha una rosa profonda e forte, però te la risolve coi singoli. Gli altri hanno giocatori forti e stanno giocando una gran partita, perché hanno fatto tutto loro e hanno fatto una partita da campione d'Italia. Stasera il Napoli sta facendo una partita da campione d'Italia. No, questo assolutamente sì. Facciamo gli up and down partendo proprio dal Napoli. Gianluca, chi sale chi scende dei tuoi?
Beh, non facilissimo, ma ho le idee abbastanza chiare. Comincio cap, devo dare il 6,5 a Politano, non solo per la traversa, ma per un difetto importante sempre avanti, a De Masi, che ha sfruttato il gol due volte. Male. E poi devo dare 6,5 anche ad Ostigard, che in difesa ha lavorato molto di più cercando di superare qualche incertezza ordinata. Le tre sufficienze, sopra le sufficienze, va Ostigard, il Mass e Politano. Ostigard, il Mass e Politano, tutti e tre 6,5. Quelli leggermente sotto la sufficienza, uno è Nathan, ma non per colpa tua. Se guardate con attenzione, io l'ho rivisto anche il gol dell'Inter, da una posizione in mezzo, e dunque bravo a dare testa, però Barella trova in mezzo Nathan, non sa se andare al centro, andare fuori, insomma Nathan ha sofferto molto, l'Inter è stato spesso a destra. Nathan 5,5 né non è ancora in condizioni, si vede, anche se è stato bravo in due ripiegamenti difensivi, ci danno. Guardate Nathan come segue le mani dietro a Dunque, poi bellissimo, c'è una lavora. Quindi 5,5 anche a out N, sì. E poi devo dare l'altro 5,5 e lo do a non lo so, beh, non ce ne sono, do soltanto Nathan e Osimhen per il momento. Va bene, Nathan e Osimhen, i due che scendono con 5,5, va bene così per quanto riguarda il Napoli. Eccolo il fallo che dicevano, protestava il Napoli, abbiamo visto un centrocampo, il contratto sullo Bocca per farvi vedere su che cosa protestava. Ma quelli per Rocchi vediamo. Non sono falli, per Rocchi Anissa, non sono falli. Ma questa la palla è già andata via, La palla è già andata via. Semmai magari può anche essere ostruzione di Lobotka. Dai ragazzi, veramente, la palla è già andata via, però, robe, la palla non è già più in possesso di Lobotka, è già per Barella che smista, che apre, quindi non credo ci siano gli estremi. Gli appendoni dell'Inter, Filo. Sì, allora, gli app sono resi un pochino più facili per il gol, però allora io avevo in mente due app a prescindere dal gol. Uno è Sommer, 7, perché è stato assolutamente decisivo, due parate lui e poi la traversa, quindi potrei mettere Sommer anche la traversa, quindi Sommer 7. L'altro è Acerbi, sì, che dietro è una cosa incredibile, lo metti a sinistra, lo metti in mezzo, do 7 anche Acerbi, perché comunque l'Inter dietro ha dovuto confidare molto su di lui. E poi metto Çalhanoğlu, perché fino a quel momento Çalhanoğlu era da 5. Certo. Aveva giocato una brutta partita, aveva sbagliato anche un paio di disimpegni molto lento in interdizione, che lui di solito, insomma, in interdizione si fa vedere tanto, recupera molti palloni, non ha recuperato neanche uno. Però, insomma, un gol del genere ti vale l'1-0, 7 anche a Çalhanoğlu, perché è un gol pazzesco. Per quanto riguarda i down, Dumfries, è vero, il colpo di testa che poi dà la palla, insomma la palla che poi dà a Barella, che poi dà a Çalhanoğlu, però mi sembra un po' troppo poco per aumentargli il voto, quindi 5 a Dumfries. Di Marco si è visto pochissimo, quindi 5,5 a Di Marco. Se devo trovare Mkhitaryan o Barella comunque. Forse Mkhitaryan più che Barella, è un po' lento, ha fatto fatica di sinistra, quindi noi stiamo mancando soprattutto sulle fasce, sì. Credo che, e quindi Mkhitaryan 5,5. Il 5 a Dumfries è anche è causato dal fatto che, lo diceva prima all'inizio della telecronaca Gianluca, è il lato debole del Napoli quello a sinistra, e mi aspetto un Dumfries più positivo, perché Nathan lì non si vede che non ha gli spazi e non ha i tempi per giocare. Poi, per carità, stiamo partendo di una vittoria, stiamo vincendo 1-0 e non è assolutamente finita la partita, però io resto sempre conscio del fatto che questa squadra ha cambiato nettamente la mentalità, cioè è una squadra che sa soffrire ed è una squadra che molto probabilmente in altri campionati, in anni passati, dopo l'infortunio di De Vrij avrebbe sbandato, e con la qualità, con la fortuna, con il portiere, perché non dimentichiamoci che il portiere fa comunque parte degli indici. L'abbiamo sempre detto questo, no? Di una mentalità che la Champions League dell'anno scorso e il cammino verso la finale ha contribuito a creare, a rinsaldare, cioè una squadra che adesso è consapevole della propria forza e capisce come leggere le partite. Cioè a Napoli si può andare a soffrire per 40-45 minuti, però poi la grande squadra è quella
che se ne esce, gli le capita soffrire un paio di occasioni, una la fa diventare gol. Ma quello quando dico non mi fido dell'Inter, perché oggi la reputo la squadra più forte in Italia, ma non parlo di rosa, parlo di una complessità di sistemi che intervengono all'interno del giudicare forte o non forte una squadra. Il Napoli è fortissima, gioca, oggi ha giocato meglio dell'Inter, assolutamente. Quindi, però oggi l'Inter, parliamo della più forte, è la più forte perché ha un'espressione, una mentalità di calcio superiore alle altre. Cioè, ma io posso, in linea di massima va bene, ma qui non stiamo discutendo questo, stiamo discutendo il primo tempo di oggi. Io chiedo, se al posto che il gol di Çalhanoğlu viene fuori il gol di Politano e ma finisce il primo tempo, ma perché non viene fuori? È perché è stato sfigato il Napoli, ha preso una traversa. Allora, non è che ti dico, non è mentalità se io prendo una traversa. A parte che una volta che azzecco tutto parzialmente un pronostico, no, ma aspetta, il primo tempo, fammi dire, Marco, ok, no, parzialmente, dai, stavo detto parzialmente. Però il discorso era l'Inter, anche se soffre, cioè non è solo fortuna che è capace di soffrire e far gol, è questo il concetto. Napoli è stato, all'interno di una prestazione, quella del Napoli è stata superiore rispetto sì, a quella però dell'Inter. Noi quest'anno, nell'ultimo periodo, non siamo abituati a vedere un Inter che non arriva sulle prime palle. No, però non capito perché state allargando il discorso. Nessuno sta mettendo il dubbio quello che dice Marco. Cioè, nessuno sta dicendo, o quello che diceva prima Francesco, nessuno sta mettendo il dubbio il fatto che l'Inter sia una squadra più matura rispetto all'anno scorso, che la finale di Champions gli abbia dato più consapevolezza. Ma nessuno lo sta mettendo in dubbio. Stiamo commentando i primi 45 esatto minuti tra Napoli, che sembra che parliamo di una squadra che è lì per fare un favore. Stiamo parlando della squadra campione d'Italia. Campione Italia in carica, che l'anno scorso ci ha dato credo 18-20 punti di clean classifica. Quindi stiamo parlando di una squadra molto forte. Se dobbiamo parlare di questi 45 minuti, parliamo dell'Inter che è in vantaggio, noi interisti esultiamo, ma parliamo anche di un primo tempo in cui l'Inter è sempre arrivata seconda sulle seconde palle, esatto, non ha mai gestito bene un contropiede e ha rischiato tre volte di prendere gol. Poi ha avuto le sue occasioni, perché c'è stata la parata di Meret, c'è stato il gol annullato in fuorigioco, c'è stata l'azione di Lautaro sulla parata di Meret in uscita, quindi non è che stiamo dicendo che l'Inter non ha fatto niente. Certo. Però se guardiamo a livello fisico, a livello di intenzione, quello che ha fatto il Napoli, quello che ha fatto l'Inter, noi siamo un pochino indietro. Come prestazione globale ha fatto meglio il Napoli. Appunto, basta. Poi, devo dire la verità, poi stai allargando il discorso. Comunque non cambiano neanche le dinamiche sul centrocampo, che secondo me tra Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella sembra un po' andato in sofferenza, assolutamente. E mi collego al secondo tempo di Torino anche, per esempio, cioè è un centrocampo che ultimamente è un po' in difficoltà. Prendiamoci due minuti, voglio sentire poi ovviamente sia Marcello che Gianluca per cercare di capire che tipo di secondo tempo vi aspettate. Due minuti, siamo di nuovo insieme con le squadre che stanno per rientrare. Osimhen la tocca, attenzione, la massa fa proseguire, Sommer! Cosa para Sommer? Adesso mamma, ancora Sommer, ragazzi, clamorosa di Sommer, ma proteste del Napoli per un intervento su Osimhen. Dai. Attenzione. La vogliamo rivedere? No, ma ragazzi, la vogliamo rivedere. Non puoi dare rigore, dai, non lo tocca nemmeno. Siamo. Aia, non lo tocca nemmeno no, virgola. No, dai, ma non sarà mica non lo tocca nemmeno virgola. Ma dai, ma dai. Non lo tocca, no, nemmeno vuol dire che non la tocca. Sommer, una grandissima parata, ragazzi, Sommer. Ma la piglia? La piglia sì, Sommer. La piglia ha fatto una parata pazzesca. Una grandissima parata. Ti dico, non lo piglia nemmeno, vediamo. Ma dai, non può dare così. Facciamo i bravi, ecco, Adesso se vogliamo vedere i fantasmi, l'ammonizione per Mkhitaryan, intanto non so perché, presumo per proteste o per qualcosa del genere. C'è sicuramente un check in corso, perché è un intervento che probabilmente merita quantomeno di essere rivisto. Lo sfiora, no? Però chiaramente poi saranno sarà dal VAR di Lissone la decisione finale. No, diciamo. Gianluca, come l'hai visto? Il tocco c'è, mi pare chiaro. L'abbiamo visto tutti. Il tocco c'è. Adesso bisogna capire l'intensità. Ragazzi, ma questo qua è già per terra. Mi dici, non l'ha nemmeno toccato. No, l'ha toccato, ma Osimhen è già per terra. Non è rigore. E lascia la gamba lì, ragazzi. Per me non è rigore. Ok. Poi lui mi dice, non l'ha nemmeno toccato, no, contatto toccato, c'è, ma secondo me ma i rigori devono essere una certa entità. Ma è netto, è rosso. Deve dare il rosso a Cervi anche. Sì. Lo davano all'Inter. Non ti preoccupare. Lo davano all'Inter come Turam, che non è mai rigore. Comunque Sommer è migliore in campo, siete ingiocabili. Elmas, ancora. Comunque Sommer migliore in campo, ragazzi. Non ve l'hanno date, visto che non ve l'hanno date. Certo, non c'è.
Visto? Visto che non ve l'hanno detto, ragazzi. Guarda, Elma. Si prova ancora talmente Politano, evidente Napoli che tutto. Gli arbitraggi sono tutti sbilanciati. Sì, tu, sì, ma certo, Marcello, è la Marotta League. È la Marotta League, abbiamo già vinto il campionato. Cosa fa? Ma che disco rotto che sei. Che stasera c'è il complotto per far vincere lo scudetto. Ti ricordo che Marcello, ti ricordo che mi hai detto più volte negli anni in cui ci conosciamo che lamentarsi è una mentalità da perdere. E adesso, sì, vabbè, però non è che uno deve essere. Io l'ho detto solo. Fesso sempre. Così. Non è che deve essere fesso. Se ti danno un rigore contro così, ti arrabbi. Mkhitaryan, Mkhitaryan il destro! Alto sopra la traversa. Va bene, ragazzi, siamo arrivati all'ora di gioco. Napoli 0, Inter 1. Per ora decide l'Eurogol di Çalhanoğlu con le proteste del Napoli per questo intervento su Osimhen. Per l'arbitro è tutto ok. Decisione avallata dal VAR e quindi non c'è stata nessun tipo di revisione. Un'ora di gioco, 1-0 Inter, due minuti per noi. 2-0 per l'Inter, non va brutto Barella, non va brutto Barella, torna al gol Nicolò Barella, un gol strepitoso, cross in mezzo, Barella si inserisce in area, due uomini addosso in corsa, destro, sinistra e poi batte Meret col mancino sul suo palo a due metri di distanza dalla porta, 2-0 per l'Inter, Nicolò Barella, dai ragazzi, il cross è di Lauti, il cross, no, il pallone di Lauti, sì, a rimorchio Barella, destro e sinistro, bellissimo gol di Nicolò, dai ragazzi, dai, 2-0 per l'Inter. Che gol, grande ragazzi. Gol dell'Inter, grande gol di Nicolò Barella che fa veramente lo slalom nel cuore della difesa del Napoli, 2-0 Inter, momento decisivo della partita, momento fondamentale per la fuga dell'Inter. Recuperiamo la pubblicità. 85 di gioco, il colpo dell'Inter, il raddoppio con Nicolò Barella, adesso Inter padronissima del campo e Napoli che Gianluca credo l'abbia subita ancor più del gol del vantaggio. Sì, perché a questo devi aggiungere Carlos Augusto entra in area di rigore, c'è Thuram in mezzo da solo, l'intervento decisivo di Østigard in chiusura che anticipa il francese che era già pronto a mettere il piede per segnare. Che intervento di Østigard, ragazzi. Poi c'è fallo di Carlos Augusto, calcio di punizione. Qui Gianluca, se il Napoli non sta attento rischia di pigliare l'imbarcata stasera. Sicuramente bisogna stare molto attenti, anche perché stavo dicendo il Napoli al di là di aver subito psicologicamente prima il gol nel finale di Çalhanoğlu e adesso il KO di Barella e anche fisicamente la famosa ora di gioco è passata e si vedono immediatamente i frutti, acuita ovviamente dall'aspetto psicologico, ma il Napoli in questo momento è fermo in campo, guardali, sono sei, tutti fermi, guardali, tutti fermi. Raspadori tutti, sì, vabbè, adesso entrano un po' di forze fresche, entrano sì, Raspadori, Ciolito, sì. Non so se Zielinski può entrare. Anche perché Politano tanto Anghissa non ce la può fare, la palla è fuori. Solo due episodi possono salvare il Napoli adesso. Mi viene in mente, sì, sai cosa è venuto in mente con partita, Pippo? Inter-Juve con doppietta di Seedorf, quando Seedorf si inventa due gol da 35 metri. Ecco, una roba così potrebbe adesso risollevare il Napoli, un episodio favorevole. Era finita 2-2 però, era finita 2-2. Come? Sì, sì, era finita 2-2. Era finita 2-2, 2-0 Juve, 2-2. Però ecco, era la Juve in completo dominio, perché l'Inter non ha dominato, ma in questo momento lo è in dominio, perché 2-0 sopra con Napoli sotto un treno dal punto di vista psicologico. Se non ti danno mai niente, cioè abbi pazienza, alla fine anche quelli si demoralizzano. Cioè, e prima il fallo di Lobotka, no, non è fallo. Vedi un'altra partita, poi Marcello. C'è un rigore, cioè, possono pareggiare. Ma c'è un rigore. Pensa per quanti anni siamo demoralizzati contro la Juve. Crolli. Perché quelli poi, tra l'altro, sono forti. Perché poi Barella fa. Ma quello che succede ancora dell'Inter sulla destra. Dumfries, va a finire in fondo in area di rigore. Dumfries, pallone a rimorchio per Lautaro. No, ci va troppo molle Lauti. Un rigore in corsa. La spara alta sopra la traversa con il sinistro. Stai, che lo fai campo vedere. Aperto. Dumfries è bravo questa volta andare fino in fondo a vedere Lautaro che arriva in corsa. Lauti arriva dal rigore, da qua. Se la mangia da qua. Guarda, il nostro cross alla destra, vai dalla in destra. In mezzo Lautaro arriva qua, tiro le stelle. Disse che Arnautovic vedo pronti. Lotto e Arnautovic. Sì, Lotto e Arnautovic. E allora sì, loro due staranno i prossimi due cambi. Bissek credo per Acerbi, penso, perché Se già non stava benissimo. Però insomma io lo lascerei in campo. Arnautovic penso per Thuram. Lautaro dietro per Di Marco, siamo sulla tre quarti offensiva di sinistra. Barella, attenzione che sono tre giocatori nel Napoli. Barella va via in mezzo, largo c'è Cuadrado che chiede palla, servito
È tutto solo, Quadrado, può entrare in area di rigore. Tiro cross, Thuram! Marcus Thuram! La chiude Marcus Thuram! Chi la chiude? Adesso me la trovo. Chi la chiude? Cos'è? Marcus Thuram! Thuram! 3-0 per l'Inter! Assist di Quadrado, tapin di Thuram, 3-0 all'85esimo. E qui l'Inter scuce definitivamente lo scudetto dalle magliette del Napoli e probabilmente per qualcuno potrebbe essere una chiave di lettura, inizia a fare le misure sulla propria di maglietta con la giocata di Barella per Quadrado che va a pescare tutto perfettamente buono, Thuram, marcato a vista. Partito via, smarcato a vista. Meret non bene in questa occasione. Meret malissimo. Ah sì, no, dai, Meret, che bello, malissimo. Malissimo Meret, ma il cross teso, ma che malissimo. Ma guarda il difensore centrale cosa fa. 3-0 Inter, ragazzi, 2 minuti lì alla regia, il finale di partita e poi vi faccio commentare quello che volete. C'è il giallo per Thuram perché si è tolto la maglia e quindi giusto così, con il 5 dato all'arbitro. 2 minuti e siamo di nuovo insieme. Bravo Acerbi, mamma mia, Acerbi è una roba pazzesca. Acerbi è una roba pazzesca. Adesso vediamo se l'Inter riparte sulla sinistra. Si giocherà, credo, fino al 94esimo. L'unica cosa che volevo aggiungere a quello che ha detto, che avete detto voi sull'Inter, è che l'Inter in questo periodo qua ha avuto trasferta a Bergamo, trasferta a Torino, trasferta qua a Napoli e trasferta in Portogallo. E è uscito da Bergamo, da Torino e da Napoli in 4 partite con 7 punti. Esatto. Sono tutte partite che al ritorno avrà in casa. E certo. Questo secondo me è una grande cosa. Tipo poi quando in casa si parla di forza, adesso qua con Ricky in fuori onda, stavamo dicendo Mazzarri è capitato in un periodo tremendo, Atalanta, Real, Inter, Juve, queste sono le partite che lo hanno aspettato e che lo aspetteranno. Però quando parlo di forza del momento della squadra, non parlo di rosa, parlo di contenuti un po' più ampi, è questo. Io non so che Napoli adesso con la Juve cosa farà, ok? Però sicuramente esce con meno punti di quanti l'Inter ne abbia fatto in un calendario paragonabile a quello del Napoli. C'è quindi una squadra che sta vivendo un periodo di consapevolezza diverso, nonostante sia stanca, perché l'Inter probabilmente gli infortuni e anche, diciamo, il poco agonismo del primo tempo lasciano trapelare questa, e anche il primo tempo col Benfica, per quanto ci siano state tutte le seconde linee, lascia trapelare questa, ma è una squadra che ha delle risorse importanti in questo momento, cosa che il Napoli, pur essendo una squadra forte, non ha. Finisce qua, Napoli 0, Inter 3, ritorniamo primi in classifica e insomma diciamo che chiudiamo un miniciclo come meglio non si poteva. Beh, io credo bravi che ragazzi, l'Inter abbia dato un segnale di forza, di superiorità un po' a tutto il campionato, adesso con tutto il rispetto per la vittoria della Juventus a Monza, però insomma vincere 3-0 in casa dei campioni d'Italia... Beh, insomma, io credo che in questo momento l'Inter debba essere considerata la favorita per il campionato, cioè dopo una prova così netta, così era già prima, così era questo già da mo', cioè, non lo so, Francia, visto e considerato Francesco, che si fa a gara a dire no, sono io, no, lo sei tu favorito per il campionato, credo che comunque la certificazione del fatto che il Napoli si sia scucito stasera il tricolore dal petto, credo almeno Gianluca tu lo ritenevi così, no? Un miracolo, è un miracolo, 11 punti ragazzi in queste condizioni, 11 punti davvero, voglio dire, per carità, insomma, uno deve giocare, ancora deve finire il girone di andata, ma è durissima. Credo che dobbiamo levarlo dalla mente, il primo posto in questo momento, recuperare la squadra fisicamente, anche moralmente, e andare a cercare l'obiettivo fondamentale per il Napoli, che è quello della Champions League, trovare la qualificazione in Champions. Credo che no, Marcello, sia stato insomma significativo vincere 3-0 al Maradona, in tanti pensavano, no, tra Juventus e Napoli, due trasferte, una peggiore dell'altra, pareggio a Torino, vittoria così importante, pesante e convincente soprattutto, credo che sia un segnale un po' per tutti, no? Sì, ma che l'Inter fosse forte non è che lo scopriamo stasera, è soltanto. No, io voglio solo dire che le partite bisogna anche guardarle tutte, come lo sviluppo si sviluppa una partita.
Cioè non è che basta soltanto guardiamo il risultato e basta quello. L'Inter è forte, ha dei giocatori molto forti che possono decidere da soli le partite, infatti lo fa. Però stasera io tutto sto divario da dire che l'Inter vince 3-0, ha sotterrato il Napoli. Io il Napoli l'ho visto giocare bene, ha fatto degli errori sicuramente in difesa, però ha giocato bene. Io se guardo anche lo score, il Napoli ha tirato di più, ha anche fatto, ha girato più la palla dell'Inter stessa. Cioè non ha fatto una partita da dire mamma mia questo Napoli che partitaccia che ha fatto. È stata anche scarognata perché ha trovato un grande portiere che gli ha fatto delle grandi parate. E poi siccome non ne volete parlare voi, perché sento che non se ne può parlare, bisogna solo parlare dell'iperuranica Inter, fortissima Inter, l'arbitraggio ha condizionato la partita. Secondo cioè me per te sull'1-0 per l'Inter c'era rigore per il Napoli. No, ma non solo, non solo. Già sul primo, io sul fallo su Lobotka ci discuterei. Sull'1-0 c'era un rigore, secondo me, netto. Tu non lo dai. Se poi gli altri fanno una ripartenza, loro sulla ripartenza sono fortissimi e fanno gol e chiudi la partita. È normale che poi il Napoli cede. Perché è chiaro che poi vai via di testa. Perché sei andato sotto quando avresti potuto fare 1-1. Poi scusate un attimo, per dire l'arbitraggio di massa, no? Perché non bisogna dirlo, guai. Allora, nello scorso. Guarda che noi cioè, lasciamo dire tutto a tutti, ma anche perché l'ha detto con i dovuti modi, ma poi l'ha detto per 35 minuti, cioè non è che non lo diciamo, lo hai detto per 35 minuti, nessuno ti censura, eh. Falli commessi Napoli 2, falli commessi Inter 3, 13, cartellini gialli 2 Napoli 2 Inter. Cioè il Napoli ha fatto due falli in tutta la partita, non ho capito. Delle tabelle che non sono porre, cioè il Napoli ha fatto due falli, non sono proponibili, cioè tutta allora vuol dire che io faccio un faccio un fallo, faccio 200 falli, mi sembra una statistica un po' faccio curiosa. 200 falli ma io ma sparo a uno la e quindi no, no vado a vederla sicuro che vado a vederla perché anch'io sto stiamo veramente attaccando il Napoli possa fare due falli in una partita. Ma boh, scusa, mi sembra io guardo la statistica di Dazon, no io non sto non mi sto inventando niente, non è che hai citato il Vangelo, cioè nel senso tu mi stai dicendo che l'Inter doveva avere il doppio delle ammonizioni del Napoli. Adesso vediamo, adesso ma magari sì, ma faccio un riavvio, magari no, fammi capire sì, no. Partita dell'Inter. Vedo l'altro da un'altra parte 2-13, mi sembra un dato un po' 13-2. Difficile falli. Da credere, falli. Sinceramente. Su... 13-2. Ma secondo voi, no, più che altro, sbagliano, cioè, se una squadra fa due falli ha un problema di carattere e di temperamento, se fai solo due falli in 90 minuti. Beh, mi allora, sembra... sicuramente è stato un metro che ha lasciato giocare, da questo punto di vista, visto che parlavamo di rigore netto, e non voglio, io sono tutto Marcello Forcaterista, ok, però in un metro diciamo abbastanza all'inglese, diciamo così, quel rigore... con le direttive attuali non viene. Ma cosa vuol dire l'inglese? No, ma guarda che ma ti cosa, dico, Marco, quello con Frosinone di Turam, che anche giocato, e cosa Marcello è andato avanti due anni a dire cioè, che non c'era, che si è puntato, anche se c'era il contatto. Quindi lui in base a quello che quello di Turam col Frosinone del rigore è andato avanti un'ora a dire che lui ha lasciato lì la gamba, che è lui che ha tirato il calcio, che quindi lui quando c'è il contatto a favore dell'Inter non va bene. Quando c'è il contatto a favore degli altri, invece è a favore degli altri. Sempre e comunque. Quindi il problema è che a questo punto qua uno fa fatica anche a rispondergli, perché non c'è mai una cosa che dice effettivamente. Effettivamente, qua l'Inter aveva ragione. Non c'è mai. Cioè, in un anno lui una cosa così non la dice mai. Quindi cosa dobbiamo dire? Quando ricorda gli arbitraggi, non ricorda quello che è successo a Bologna sulla linea di porta col Bologna e Juventus Bologna. Non lo dice, dice parla solo dell'Inter. Ma va bene, però in una partita dove ci sono 20, in una partita dove ci sono 24 rivali laterali, parliamo degli arbitri, perché possiamo dire tutto, no? In una partita dove il Napoli batte 24 falli laterali contro 14, non merita di perdere. Non stai capendo niente, vai Marcello, finisci il tuo pensiero. No, ma mi mettono in bocca cose che francamente ridicole. Io sul Bologna ci sono le registrazioni, ma andare a vedere, ho detto che c'era rigore per il Bologna. Ah, c'erano okay, quindi capita anche a voi. A favore della Juve che non sono stati sanzionati, ma quel rigore del Bologna c'era. L'ho stato io il primo a dirlo. Cosa state dicendo? Gli altri non ha. Quando tocca agli altri, quando tocca la Juve. No, io non sono così partigiano. Io vedo però determinate cose ultimamente nei confronti dell'Inter che francamente mi lasciano un attimo così perplesso. È un assist perfetto Napoli. Per dire ai nostri amici di non perdere l'appuntamento con col processo domani sera, perché al termine di Torino-Atalanta avremo un'ampia pagina di Moviola e sicuramente questa è una garanzia, ve lo posso mettere per iscritto,
comunque questi due episodi che sono stati gli unici veri episodi su cui si può discutere di una partita che per il resto non ha determinanti finché vuoi, saranno analizzati, saranno valutati nella nostra moviola, sicuramente troveranno ampio spazio. In tutto questo io però vedo anche uno sguardo mi sembra sconfortato di Gianluca, che probabilmente Gianluca tu stesso riponevi tante speranze in questo Napoli-Inter, perché un successo avrebbe potuto, come dire, disegnare uno scenario diverso anche in prospettiva. Speranze sì, ma mi dovete dare atto, consapevolezza fin dall'inizio delle grandissime difficoltà e del grande coefficiente di difficoltà che Napoli avrebbe trovato in questa partita, non soltanto per la forza dell'Inter, indiscutibile, chiara, evidente, la classifica lo recita, ma anche perché questa squadra ha dei problemi seri. A questi problemi ci aggiungi che ha dovuto ridisegnare completamente una formazione. Non c'è Zielinski, non c'è Mario Rui, non c'è Oliveira, Osimhen sta rientrando in forma, insomma non sta benissimo, se no non sarebbe in queste condizioni, non avrebbe, è difficile. Io adesso andrò a fare una ricerca nella giornata di domani, ma cioè, io non so il Napoli che ha vinto l'ultima partita a settembre in casa al Maradona e per due mesi non ne vince una, più di due mesi non ne vince una più, ne perde addirittura 5, ne pareggia una col Milan che era persa, se non erano 6 era record del mondo. Quindi problemi ci sono, e questa consapevolezza mi ha fatto fin dall'inizio, insomma, temevo al di là della forza dell'Inter, e purtroppo qualche episodio sicuramente sfortunato, discutibile, ha acuito questa preoccupazione. Il risultato poi alla fine condanna il Napoli ad un campionato dove deve cambiare obiettivo, assolutamente cambiare obiettivo, e ritrovarsi nella maniera più veloce e rapida possibile, perché sono neanche 5 giorni e c'è Juve-Napoli con la Juventus ingalluzzita, galvanizzata da questa lotta con l'Inter. Cioè, se Napoli dovesse perdere anche con la Juve a Torino, va a 12 punti dalla Juve, potenziali 14 dall'Inter. Vabbè, non lo so, vediamo. Può perdere anche con la Juve. Domani mi riprendo, poi pensiamo alla Juventus. Tra l'altro, statistica alla mano, dal 2000 in avanti è soltanto la seconda volta, pensate, che l'Inter vince a Napoli. Napoli che era rimasto imbattuto in 16 delle 17 gare contro l'Inter dal 2000 in avanti. Va bene, prendiamoci due minuti, diamo la linea alla regia. Di nuovo insieme, allora, siamo nel post partita di questo Napoli-Inter, risultato veramente importante per l'Inter. In pochi credo avrebbero potuto pronosticare uno 0-3 al Maradona, casa dei campioni d'Italia. Diamo un'occhiata alla classifica, perché in attesa di Torino-Atalanta, che chiuderà la giornata nella serata di domani, l'Inter si è ripresa la testa della classifica, il terzo credo controsorpasso ai danni della Juventus, che resta seconda quota 33. A beneficiare del KO del Napoli sono state sicuramente il Milan e la Roma. Il Milan che ieri ha battuto il Frosinone, la Roma che ha vinto contro il Sassuolo, si è portata a quota 24. Anche la Fiorentina fa un bel passo in avanti, perché il 3-0 sulla Salernitana le permette comunque di guadagnare 3 punti secchi sul Napoli, che in questo momento è lì in mezzo, no Gianluca? Un po' sì, a metà, pensa, no? Sì, no, a metà no, ma siamo proprio dietro. Pensa che se il Bologna non subisce rigore al centesimo, anche il Bologna è quarto. Sì, è vero. Sì. Comunque quello che è successo a Lecce in maniera clamorosa, assolutamente regolare, però il rigore l'abbiamo visto per l'ingenuità del Bologna, gol che sbaglia prima, cioè che comunque vorrei dire anche ai miei amici di tifo che c'era gente ad agosto che ci diceva che senza Brozovic e senza Onana non si andava da nessuna parte. Io dico che stasera Sommer ha dimostrato di essere un portiere che può giocare nell'Inter, pur essendo... Sì, lui era disperato per Onana, guarda là. Io no. Sì, ero disperato. Però, ho capito, ragazzi, ma dopo una stagione come quella, non ripetibile, per lui soprattutto. Può essere ripetibile, va bene, però è pagato zero. Io non voglio fare il piangina dopo una partita vinta 3-0, però ricordatevi che si parla sempre di infortuni, l'Inter aveva fuori sostanzialmente la difesa titolare. No, non solo, ecco, se vogliamo trovare una nota negativa della serata di questa sera, sembra strano dirlo con un 3-0, però De Vrij e Dumfries usciti per due problemi muscolari che comunque ti portano via i due giocatori per
due settimane, tre settimane fino al 2024, in un contesto in cui tu in difesa sei già corto. Ah no, certo. Insomma, non è proprio. Abbiamo fuori praticamente i tre centrali. Non dirlo a me, Francesco, però. No, ma io non parlo. No, voi Bastoni, siete Bastoni però potrebbe rispetto recuperare alle altre. Bastoni sta rientrando con l'Udinese. Però sì, non è certo. Cioè, rispetto alle altre, sì, Milan non fa uno, diciamo che perdi De Vrij, ma ritrovi Bastoni. Tu pensa, se vuoi, ecco. Perdi Dumfries, sei Cuadrado. Beh, sì, Cuadrado dieci, un quarto. Ma il problema non è tanto, hai ragione tu, non è tanto perdi uno, ma sono adesso a questo punto sei corto perché hai tre difensori. Certo. Con il rientro di Bastoni pensavi di avere quattro difensori. Certo. E la stessa cosa sulla allora, sterra. Allora, traduciamo un po' in numeri questa serata. Gianluca, parto da te, chi sale, chi scende del tuo Napoli? Mi rendo conto che con uno 0-3 trovare chi sale sia impresa abbastanza ardua. Oh. Lascio praticamente quello che avevamo fatto nel primo tempo, perché poi la prestazione rimane. L'ora di Politano è un'ora di grande qualità, l'ora, i 70 minuti di Elmas sono di qualità, la stessa cosa mi permetto di dire in difesa per Østergaard, insomma ha combattuto strenuamente fino alla fine, quindi questi tre giocatori mantengono anche più della sufficienza, insomma hanno fatto una prestazione sicuramente dignitosa, più che dignitosa. Non li cambio quindi questi tre. Politano, Elmas e Østergaard, il 6 e mezzo glielo confermi? Assolutamente sì, così come confermo la grande incertezza volta, guarda Nathan come viene saltato da un pregevolissimo gesto balistico da parte di Barella, ma Nathan non era terra sua, cioè è probabilmente la prima volta che gioca a sinistra in una difesa a 4, quindi lascio il 5 a Nathan. Osimhen sfiora il gol in questo momento, ma ovviamente è un Osimhen molto diverso, sta rientrando in forma rispetto a quello che era, e anche Lobotka a centrocampo ovviamente ha subito un po' le tre insufficienze, i 3-5 vanno a loro perché Lobotka ha subito ovviamente la forza del centrocampo dell'Inter, l'ha messo in mezzo, Elmas è molto più propositivo e Anghissa gli ha dato poco una mano, però ripeto, è il risultato pesante, è il momento brutto del Napoli. Il Napoli rispetto alla partita con l'Empoli si trova a giocare con l'Inter e fa sicuramente miglior figura, cioè Napoli-Empoli rimane nella storia, sarà una delle partite che rimarrà nella storia per tutto quello che è successo in negativo. Il Napoli con l'Atalanta, con il Real Madrid e anche stasera nel primo tempo ha fatto vedere dei passi avanti, però è giocato contro l'Inter e contro il Real Madrid e le perse tutte e due. Eh sì, questo sicuramente sì, e mi permetto anche di aggiungere, se Carnesecchi settimana scorsa non ti fa quel regalo, probabilmente a Bergamo finisce uno pari, allora magari si apre, no? Si pensa a un Napoli un po' diverso, però vabbè, questo è il calcio, nulla di che, sì, per carità. È il calcio, può darsi anche, e come oggi hai perso immeritatamente, se è stata una valutazione diversa su questo episodio che discuteremo e possiamo continuare a discutere, se è stata una valutazione diversa su quel tocco, anche se l'Inter è più forte del Napoli. Cioè questa fa parte della valutazione generale, ci sta. Il fatto che il Napoli ha meno 11 dall'Inter, meno 9 dalla Juve, e adesso deve guardare alla Roma, all'Atalanta, alla Fiorentina, e comincia un'altra stagione per il Napoli. Insomma, perché quella lotta lì in questo momento, diciamo, Roma, Napoli, Fiorentina e Bologna, ci sono quattro squadre in due punti dai 22 ai 24. Dovesse domani sera l'Atalanta vincere a Torino contro il Toro, si aggiungerebbe, salendo a quota 23, andando a raggiungere la Fiorentina, quindi insomma diventerebbe veramente un pacchetto per un potenziale quarto posto. Per carità, siamo a un terzo del campionato, quindi ancora di punti ce ne sono e la classifica la vedremo cambiata mille volte, però insomma sicuramente in questo momento il Napoli si trova a dover combattere per posizioni che non si pensava fossero del Napoli. Il Napoli ce lo si aspettava legittimamente un po' più su in classifica. Chi sale, chi scende invece dell'Inter straripante di stasera, Filippo? Allora, su Sommer 8, non ha preso gol perché la difesa, per carità, nel secondo tempo è andata molto meglio del primo, il centrocampo ha fatto meglio, ma lui ha avuto quattro interventi da fare, tutti molto impegnativi, e li ha parato tutti i palloni. E tra l'altro aveva parato anche quella su Osimhen, che era in fuorigioco da mezzo metro dalla riga, no? Quindi Sommer è incredibile, secondo me è il migliore in assoluto. Metto su Barella,
perché il gol del 2 a parte che ha giocato molto bene, soprattutto nel secondo tempo, dei tre nel primo tempo è stato il migliore, tra Çalhanoğlu, Mkhitaryan e lui. Poi abbiamo messo su Çalhanoğlu perché ha fatto quel gol clamoroso, però tra i tre era il migliore e nel secondo tempo ha confermato, ha fatto il gol del 2-0 che è bellissimo, sia l'inserimento che il dribbling, e poi ha l'apertura per il gol del 3-0 su Cuadrado e l'assist di Cuadrado. Quindi Barella 7,5 e poi allora secondo me Çalhanoğlu per quel gol che ha aperto la partita dovrebbe andare su. Però ci sono anche tantissimi altri giocatori, io non posso non mettere su Acerbi, certo, perché Acerbi ha fatto un'ennesima Osimhen al di là del contatto in area di rigore, colpo di eccetera, testa, solo il colpo di testa quello è uscito all'89esimo sì. Sul 3-0 colpo di testa quello, che è schiacciato, quello che è uscito, che è uscito. Sarebbe... non quello che era, poi era fuori gioco, quello che ha spizzato di testa, dico all'85esimo sul 3-0, cioè quello ha lasciato, quindi e ci sarebbe magari da dare anche un bel voto a Carlos Augusto, perché comunque no, va bene, però tra i sì, diciamo, tre cioè, quelli... Acerbi 7,5 sicuramente. Per quanto riguarda invece chi va giù, Dumfries non ha fatto benissimo, anche se nel secondo tempo si è ripreso, però non lo so, 5,5 secondo me lo prende, fammi fare un po' mente locale, forse gli altri devo dire forse Mkhitaryan scavando proprio. No, ma nel secondo tempo Mkhitaryan cioè, bene, non... cioè nel secondo tempo è difficile trovare cioè, ragazzi, qualcuno allora, perché si va a vedere Thuram fa gol, no, Lautaro fa assist, cioè, no, vabbè, non c'è, poi ragazzi, no, ma certo, sono pericolosi, Darmian è sempre uno che il cartellino te lo timbra, no, non ce ne sono altri da mettere ragazzi. Giù cioè non è... Dumfries anche nel secondo tempo ha fatto abbastanza bene, però se per non... cioè uno da mettere, mettiamo Dumfries 5,5. Solo Dumfries 5,5, va bene. Allora, in attesa di speriamo da qui alla prossima mezz'ora, tanto abbiamo ancora di trasmissione, riuscire ad avere Mazzarri e o Simone Inzaghi in sala stampa. Dopo parleremo ovviamente anche di tutto quello che succede alle spalle dell'Inter, caro Marcello, con la vittoria della tua Juve, uno Juve-Napoli che ti aspetta venerdì sera, la vittoria del Milan e poi insomma troviamo anche il modo di parlare un po' di quello che ha combinato José Mourinho, che tra ieri e oggi, insomma, di cose ne ha fatte, tra la conferenza stampa di ieri e quella di oggi dopo Sassuolo-Roma, insomma, ha dato spettacolo, se così si può dire. No, dicevi, parlavamo prima della mucchiata per il quarto posto, secondo me Fiorentina, Bologna, la stessa Roma dovrebbero pensare di cominciare magari a dare un occhio alle italiane in Champions, perché... il percorso delle tre delle italiane in Champions può influire sul ranking UEFA, che un domani ti può dare la quinta squadra in Champions League. Beh, non solo in Champions, anche nelle coppe. Sì, ma in genere quella, diciamo, la Champions, quindi Bologna è la mia preferita. Mi aspetterei un tifo del Bologna per il Milan con Newcastle, insomma, perché comunque tu no. No, io sono tranquillo. Io più 11 sul quarto posto, quindi. E cosa c'entra il Milan con Newcastle? Tu che sei no, se tu vuoi puntare ad andare in Champions, anche l'Inter, il ranking, no, per fare punti. Per fare i punti nel ranking, il Bologna, che è chiaramente quella che ha meno interesse a guffare davanti, spererebbe in un futuro che le quattro italiane passassero. In questo momento intanto la Spagna ci ha superato, quindi in questo momento appunto, la quinta squadra la porterebbero la Spagna e la Germania, non noi, perché vabbè, l'ultimo quindi, turno di coppe è, perché non confondiamo il discorso Champions. Mondiale per club riguarda solo il ranking in Champions. No, il ranking UEFA riguarda l'eventuale anche quinta squadra in Champions l'anno prossimo, riguarda tutte le coppe, quindi Europa League e Conference League comprese, quindi a sperare che Fiorentina, Roma, Atalanta vadano tutte il più avanti Juve. Possibile. No, Juve no. Che brutta persona sei. Guarda, l'hai sentito Marcello? Hai sentito? Sì, faccio finta di niente. Bravo, fai finta di niente. Mai che servite al mai. Prendiamoci due minuti lì nella regia. Zaghi e Mazzarri, speriamo di averli nei nostri microfoni. Caro Marcello, zitta, la tua Juve vince a Monza. È sempre lì e comunque insomma credo che alla luce anche del Napoli visto questa sera, soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica e mentale se vuoi, tu possa essere moderatamente ottimista per lo scontro diretto di venerdì prossimo, no? Sai, cioè l'Inter riesce a fare tre gol alla Juve, al Napoli, ma che la Juve faccia tre gol al Napoli cioè non è così, se c'è la Juve segna pochissimo, è un attacco che non segna quasi mai,
cioè è andata bene, a Monza è andata bene obiettivamente, perché io non mi sarei mai aspettato al 94esimo di ribaltare di nuovo quella partita. È andata bene, sì, però perché il 92, Marcello, la squadra ci ha creduto, però obiettivamente, cioè, tu non puoi giocare sul vantaggio e difenderti per tutta la partita su quel vantaggio. Tu devi fare almeno un altro gol, poi difendere il vantaggio di due gol e gestire la partita. Ma tu i due gol non li fai mai. Sti benedetti due gol, al di là adesso del caso che è capitato con Gatti, tra l'altro un difensore, a Monza. Ma tu con questi attaccanti, se tornano a segnare Vlahovic e Chiesa, allora hai moderate speranze. Hai moderato sperare. Comunque, io ho visto stasera il Napoli avere anche dei problemi difensivi. Cioè, ad esempio, il gol di Barella mi sembra che li abbia palesati tutti, perché Barella non è un dribblatore. Entra in area, se ne dribbla tre di fila, e lì dimostra che qualcosa lì in difesa, c'è qualcosa che non funziona da parte della difesa del Napoli. Questo sicuramente. Gianluca, immagino non saranno quattro giorni facili quelli che aspettano il Napoli da lunedì a giovedì, quelli che passerà in città prima di partire per Torino, per la trasferta contro la Juventus. Non so se mi hai sentito, Gianluca? Sì, Francesco, non ti ho sentito perché vi devo dare una notizia. Vai. Il Napoli non manda Mazzarri a parlare, sta parlando il direttore sportivo Meluso. Contestazione fortissima del Napoli sulle due decisioni arbitrali. Ecco. Meluso sta dicendo che il Napoli, che il VAR e l'arbitro Massa sono incappati in una brutta sera, in una serataccia. L'arbitraggio, il fallo sulla Botka nei confronti di Lautaro era evidentissimo, e ne parla Meluso. Hanno cercato di evitare di far andare a parlare Mazzarri, che si era già lamentato alla fine del primo tempo, onde evitare squalifiche, e poi il non intervento di Marini nei confronti di Massa sul contatto di Osimhen. Quindi Napoli ha preso una posizione ufficiale. Hanno ragione, ma è così. Hanno ragione. Su questi due episodi ha preferito non dare Mazzarri. Ho voluto dire in diretta. Grazie, no, hai fatto benissimo, ci hai dato una notizia importante, perché vuol dire che questa è la chiave di lettura che dà il Napoli, che contesta arbitro e VAR per i due episodi, quelli determinanti, ve l'abbiamo raccontato anche noi, il vantaggio dell'Inter e il possibile mancato rigore sull'1-0 proprio per l'Inter su Osimhen. A maggior ragione non perdete domani sera l'appuntamento col processo, nel quale ovviamente andremo a vedere e ad analizzare proprio questi due episodi. Ti chiedevo, Gianluca, come vivrà il Napoli questi quattro giorni che separano di fatto la squadra lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalla trasferta di Torino con la Juve. Immagino una trasferta che adesso già normalmente è una trasferta impegnativa, ma adesso ovviamente mettiamoci anche un pizzico di paura per il rischio di perdere ancora e di entrare in un loop di negatività. Sì, però devo dirti la verità, se ti scrolli o ti sei scrollato di dosso questo canyon che in questo momento ti pone davanti al... Scusa Gianluca, mi perdoni che invece c'è Inzaghi in sala stampa in diretta da Napoli, arrivo subito da te. Complimenti ragazzi, ottima gara dall'inizio alla fine. Chiaramente il Napoli un quarto d'ora e 20 minuti nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, però siamo stati bravi a rimanere in partita. Poi dopo il 2-0 di Barella chiaramente siamo diventati padroni del campo e sono soddisfatto, però chiaramente è una vittoria importante contro un avversario di assoluto valore, ottima squadra che è campione d'Italia non per caso. Ciao Simone. Ciao. Grande serata, però cominciano forse a preoccupare un po' gli infortuni dietro, no? Anche oggi avete iniziato la partita con una difesa un po', non dico rabberciata, però messa così all'ultimo, e poi ora Dumfries, De Vrij, è normale perché comunque si gioca tanto. Sì, chiaramente De Vrij era un giocatore che aveva giocato anche mercoledì, aveva giocato due partite con la propria nazionale ed era un giocatore che era attenzionato, che avrebbe meritato riposo, ma non c'era spazio. Dumfries c'è più ottimismo,
non si capisce ancora se sia stata una fitta dovuta a un crampo o un qualcosa di muscolare, speriamo di no. Chiaramente è rimettere in gruppo Bastoni e penso che ci riusciremo, e la settimana dopo anche Pavard, perché l'ho visto questi 2 o 3 giorni lavorare già molto bene. Chiaramente l'augurio è quello di non perderli più, perché soprattutto in quel reparto in questo momento abbiamo qualche difficoltà. Prego. Ciao mister. Ciao. In ottica scudetto, credete di aver dato quello strappo, quel tentativo di strappo al campionato che vi aspettavate, e a questo punto includete ancora anche il Napoli in questa lotta? Assolutamente sì, siamo alla 14ª partita, quindi sappiamo che scusate, sappiamo che il percorso è lungo, pieno di insidie, e quindi noi guardiamo noi stessi, chiaramente i risultati li avevamo visti, tutte le squadre hanno fatto punti, quindi adesso non bisogna più che guardare la classifica, bisogna guardare le prestazioni. Chiaramente sono quasi 4 mesi da, chiaramente abbondanti, dal 13 luglio quando abbiamo cominciato, i ragazzi lavorano molto bene, devono continuare sapendo che è una vittoria importante, è giusto essere contenti, perché vincere qua a Napoli, insomma, le ultime 17 sfide l'Inter aveva vinto una volta, quindi un motivo ci sarà, non è semplice. Grande pubblico, ottimi giocatori, e quindi è giusto aver festeggiato con quei tifosi che erano qua presenti, anche con quelli che sarebbero voluti venire ma non sono potuti perché gli è stata vietata la trasferta. Altre domande? Prego, l'ultima. Mister, prego. La riporto su quello che è un po' la nota della serata, ovvero Mazzarri non verrà a parlare né con le TV né con noi per gli episodi arbitrali. Sostiene che hanno condizionato la partita, lo sta dicendo anche il direttore del Napoli Meluso adesso a tutte le TV. Che ne pensa? Io non ho rivisto nulla. Ho chiesto il motivo delle proteste ai miei sul primo gol, e mi hanno detto che sicuramente hanno visto bene in campo. Chiaramente riguarderò, però già fare i complimenti a Napoli per quello che ha fatto l'anno scorso, per quello che sta facendo quest'anno. Chiaramente speriamo da italiani che possano passare il turno in Champion, e poi insomma andiamo avanti ognuno per la propria strada. Grazie, buonasera. Grazie. Questo dunque Simone Inzaghi in sala stampa dallo stadio Maradona. Gianluca, ti dovevo la parola per completare il tuo pensiero, ti chiedevo appunto in prospettiva Juve-Napoli. Sì, ripeto, sotto questo aspetto le motivazioni le puoi recuperare proprio perché sfidi la Juventus a Torino ed è sempre una partita un po' particolare, no? Quindi sotto questo aspetto, e posso dire adesso anche di più, non hai più nulla da perdere. Puoi anche, se devi ritrovare un po' di condizione fisica, non vai a giocare col morale alle stelle, però è una partita dove puoi trovare le motivazioni proprio per la sfida che vai a affrontare. E il Napoli la può andare a affrontare con grande forza, con grande caparbietà, di fronte alla Juventus che sta facendo benissimo. Credo che comunque sarà una bellissima partita. E mi dispiace molto per quello che è successo questa sera, per come si è sviluppato. Io ho approfittato, con tutto il rispetto ovviamente per Inzaghi, in conferenza, stavo continuando a seguire una diatriba davvero molto forte che sta venendo fuori per questa situazione, con spiegazione da parte ovviamente dei tecnici addetti alle varie moviole, che insomma considerano almeno sul secondo episodio la poca incidenza da parte del VAR di Marini, che non ha richiamato alla valutazione, almeno alla valutazione di massa, su quel tocco netto, l'abbiamo ormai divisezionato, rivisto, nei confronti di Osimhen. E anche il primo intervento di Lautaro su Lobotka è davvero molto molto dubbio, ma in quel caso non sarebbe potuto intervenire il VAR perché è una valutazione soltanto di massa. Questo è vero, questo è vero. Non è un errore grave. Questo noi l'abbiamo sempre detto, noi ci siamo sempre stati. Siamo sempre, ma no, è la regola del VAR, perché devi ridere? Quando è intervenuto Giroud su Sanchez nel famoso derby, ci avete detto una valutazione di campo, il VAR non può intervenire.
Cioè, non è che sto dicendo una castroneria. Stavo dicendo. Sul discorso del rigore, noi siamo sempre stati dell'idea. Piuttosto vallo a vedere, poi magari lo confermi, continui a restare nella tua idea, andarlo a vedere, togli anche quella patina di dubbio che dici: ma perché non è andato a rivederlo? Perché non l'hanno richiamato? Perché non lo chiama? Perché non lo chiama? Però sto parlando perché del primo episodio. No, io parlo del secondo. Perché parlo del secondo. È soggiogato da massa. Cioè, tu devi mandare, come hai fatto a Juve Inter, devi mandare i migliori. Devi mandare il migliore in campo e il migliore al VAR. Allora, infatti, hai mandato Irrati al VAR e Guida in campo. Qui invece hai mandato Massa, che già Massa non è che sia, più mandi Marini, ma chi è? Si può imporre su Massa Marini? No, perché Massa ha più carriera di lui e quindi non si impone, e quindi non lo chiama, ovvio.